corso di laurea a ciclo unico di 5 anni di chimica e tecnologie farmaceutiche, il cui acronimo è CTF, è una laurea a numero programmato, prevede quindi un test di accesso definito TOLC-F. Il numero massimo di studenti iscrivibili per ogni anno è di 130. La laurea in CTF prepara la figura del farmacista industriale che si occupa della preparazione, della formulazione e della produzione di farmaci e di altri principi attivi importanti per la salute. Il corso di studio, inoltre, prepara la figura professionale del farmacista. Poiché il processo di sviluppo di un farmaco è un processo multidisciplinare, quello che caratterizza maggiormente il corso di studio in CTF è proprio la multidisciplinarietà e la stretta interconnessione di aree chimiche, biologiche e tecnologiche che ruotano tutte intorno al farmaco. All'interno di queste tre aree, lo studente affronta nel biennio materie quali la biologia, l'anatomia, la patologia e la microbiologia appartenenti all'area biologica, la chimica generale, la chimica organica appartenente all'area chimica e successivamente, a partire dal terzo anno in poi, affronta le materie più caratterizzanti e professionalizzanti, quali la chimica farmaceutica per quanto attiene l'area chimica, la farmacologia per l'area biologica e la tecnologia farmaceutica per l'area tecnologica. La peculiarità del corso di studio in CTF sono gli insegnamenti con laboratori a posto singolo. Lo studente avrà un'attività laboratoriale di circa 400 ore durante il suo percorso formativo e queste attività di laboratorio riguardano laboratori di biochimica applicata e prevalentemente comunque laboratori in area chimica e tecnologica, in particolare laboratori di analisi chimico-strumentale di farmaci, laboratori di sintesi di farmaci e di preparazione di formulazioni farmaceutiche. Il piano didattico del corso di studio di CTF prevede un tirocinio obbligatorio, è il tirocinio curriculare in farmacia, della durata di 900 ore complessive, da svolgersi in un arco temporale di minimo 6 mesi e massimo 12. Questo tirocinio può essere svolto in tre modalità diverse. O tutte le 900 ore presso una farmacia aperta al pubblico sul territorio italiano, oppure 450 ore in una farmacia ospedaliera e il restanti 450 ore in una farmacia aperta al pubblico, oppure ancora abbiamo l'opzione di poter svolgere 450 ore in una farmacia all'estero e le restanti 450 in una farmacia aperta al pubblico in Italia. Al termine del suo percorso, al quinto anno, ovvero l'ultimo anno di corso, lo studente sarà impegnato nella preparazione della tesi di laurea obbligatoriamente sperimentale che svolgerà presso le strutture e i laboratori di ricerca dell'Ateneo o in aziende convenzionate o in laboratori di ricerca nazionali ed esteri. Gli studenti di CTF sono incentivati a partecipare a programmi di mobilità verso paesi della UE o extra UE attraverso il programma Erasmus+. Durante questo periodo di studio all'estero, lo studente può sostenere esami del corso di studio, può frequentare l'attività di tirocinio e può preparare la tesi di laurea. Queste esperienze all'estero arricchiscono notevolmente la preparazione dello studente e lo inseriscono in un contesto internazionale che sarà molto importante anche per il suo futuro lavorativo. Il laureato in CTF può iscriversi all'albo dei farmacisti, può frequentare la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e iscriversi anche all'albo dei chimici sezione A, questo nell'ambito dell'intera comunità europea.
In Italia il settore farmaceutico tra il 2015 e il 2020 ha visto un incremento di investimenti per quanto riguarda la produzione e la ricerca. Questo si è tradotto in un maggior tasso di occupazione, soprattutto giovanile, under 35, e ha dato un notevole contributo al miglioramento della salute del nostro paese. Questo contesto ha favorito gli sbocchi occupazionali del farmacista industriale, che può trovare impiego in industrie del settore farmaceutico, dove si occupa della produzione, validazione e formulazione di principi attivi e di prodotti per la salute e delle analisi e il controllo di qualità di tali prodotti. Il farmacista industriale può trovare occupazione anche in industrie di dispositivi medici, di prodotti dietetici e di cosmetici. Inoltre può trovare occupazione in laboratori di analisi chimico-tossicologiche e di controllo di qualità. Questo quadro favorevole ha dato un grande impulso anche al mondo della ricerca, quindi il laureato in CTF trova sbocchi anche in programmi di dottorati di ricerca presso le università italiane e straniere o presso istituti di ricerca in ambito nazionale e internazionale. Se deciderete di iscrivervi all'Università di Bologna, frequenterete l'università più antica del mondo occidentale, da sempre tra i migliori atenei nelle classifiche universitarie internazionali. Ciò che caratterizza l'Alma Mater Studiorum è la qualità della didattica, la ricerca sempre più all'avanguardia e i servizi offerti agli studenti. Ci auguriamo quindi di vedervi numerosi nelle nostre aule, biblioteche e laboratori del plesso del Navile di nuova costruzione, dove troverete un ambiente moderno e accogliente e dove potrete interagire con i colleghi e i docenti del corso di studio.